Ciao a tutti ragazzi, bentornati qua su Arden Chan. Eccovi una nuova rubrica chiamata Comprato o distrutto? Come sapete, io vendo nelle fiere del fumetto anche i fumetti, ovviamente. E poiché ho diversi fumetti invenduti, ho pensato di creare questa challenge con voi. Nel senso che adesso andrò a distruggere a volte solo fumetti che hanno il numero sbagliato, di cui, per esempio, un numero 61 di Fairy Tail che abbiamo qui. Un numero 3 gold di Bleach, che lo vado a distruggere anche perché è rovinato. L'ho trovato in un lotto in cui la ragazza che mi ha venduto tanti fumetti, ma anche questo, mi ha detto: mi dispiace, il mio cane me l'ha mangiato. Il cane, esatto. Poi, per esempio, Killing Giant, che ne ho due di numero 23 e basta, quindi uno fa il vola-vola. E poi Fruit Basket, che anche questo è un po' rovinato e quindi va a farsi benedire. Perché questa rubrica? Perché, diciamo, molti dei miei colleghi buttano via e basta i fumetti venduti. Nel senso, se ti rimane un tipo solo un numero 61, ora non guardate che è Fairy Tail, di un manga sconosciuto che conosci solo tu e pochi altri, lo buttano nel cestino e fanno la fine che devono fare. Io invece con questa rubrica non solo faccio una challenge con voi, nel senso che così forse trovo gli acquirenti per alcuni numeri speciali che ho, tipo manga antichissimi del 1994, fa conto, che valgono anche discreti soldi, nessuno se li vuole comprare, così forse trovo anche un acquirente. Ma soprattutto per mostrarvi come si può riciclare un manga. Io, per esempio, sto restaurando casa e utilizzerò questi quattro manga selezionati in sacrificio per me. Li userò per riarredare la sala gaming, che un po' di voi già la conosceranno perché mi verranno a vedere su Twitch. Ricordatevi, tutti i giorni sono in onda su Twitch a orari variabili, basta entrare nel mio Discord per capire quando sono online. Comunque sia, Fortnite viene portato quasi sempre alle ore 17 e invece tutti gli altri che porto, ovvero The Witcher, Overwatch, Multiversus, Genshin Impact e Minecraft vengono portati a orari variabili. Quindi, se vi va, passate su Twitch, ma soprattutto su Discord, perché abbiamo una bella community di mimari che memono fino a dire basta. E niente, entrate nella nostra famiglia che siamo tanti, siamo adesso in 108 e vogliamo nuovi amici con cui parlare. In più, così venite a conoscenza sia di tutti i miei social, Instagram, TikTok, anche se li potete trovare in descrizione, ma soprattutto degli orari di Twitch e ovviamente avrete una community sempre unita H24 con cui parlare. Allora, con questi quattro manga andrò letteralmente a riarredare il muro di camera mia della sezione gaming. Quindi troverete il video risultato probabilmente nel video cambio postazione. Come si può scollare le pagine senza rovinare il contenuto? Ovviamente avremo bisogno di un phon per capelli abbastanza potente, così almeno scaldiamo la colla e le pagine dovrebbero andarsene a f*** da sole. Non è passato manco un minuto e le pagine si sono letteralmente scollate da sole. Guardate! Questa è la copertina che non credo che andremo a riutilizzare, o forse sì, potremo anche riutilizzare anche la copertina, perché no? E ora otteniamo le nostre pagine. Raga, è effettivamente un metodo fucking genius, letteralmente. Poi ovviamente
uno se le ritaglia poi come vuole. Tipo questa pagina io la lascerei singola perché la postiglia non mi interessa. Estremamente figo. E niente raga, ho letteralmente distrutto il primo manga. Ora con la magia dell'editing faremo vedere il lavoro finale. Dopo circa 10 minuti in totale, questa è la situazione. Fairy Tail distrutto, abbiamo ottenuto le pagine, tutte le pagine, con le quali andrò a arredare la camera da gaming. Sono un botto di pagine, io spero di... cioè se mi avanzano farò anche altre cose. Infatti l'idea è che i prossimi manga che andrò a distruggere creerò sia portachiavi con le pagine dei manga, ma anche portascrigni di bigiotteria e roba varia. Ho diverse idee. Questo è Bleach, distrutto tutte le pagine. Giant Kill, letteralmente massacrato. È anche un botto rilassante massacrare i manga in realtà, quindi se volete forse qualche volta potrei fare una sorta di live ASMR mentre li distruggo. E poi Fruit Basket, o potrei fare direttamente un video ASMR dove li distruggo, cioè vi faccio vedere solo la distruzione e niente di più, niente di meno. Ok, questa è la rubrica in cui non solo andrò a recensire i vari manga, ma se in tempo di un anno non verranno né venduti né comprati, poi andrò a distruggerli in camera. Le prossime vittime sacrificali potrebbero essere alcuni numeri di Magi, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball, alcuni numeri di One Piece. Quindi se vi è piaciuto il video mettete un like, lasciate un commento, attivate la campanella così almeno saprete quando porto nuove robe, continuate a sostenermi, a seguirmi, lasciate pollicioni, commentoni, tutto, lasciate tutto, così almeno mi potete sostenere e noi ci becchiamo in un prossimo video o nelle live su Twitch. Ciao!